Ciao. E tada! Basta. E anche lui. Ah, basta. Allora, queste due Funko Pop sono uscite da poco. Le ho prese al negozio di come si chiama? Lala Store, qua a Trento. Le ho pagate 17 euro, costano 17 euro. Queste qua sono delle esclusive dell'Underground Toys, come anche, ah sì, il decimo dottore, quello con gli occhiali 3D, che avevo preso invece a Bolzano. Queste qua praticamente sono uscite da poco. E ho preso Jack Harkness con il Vortex Manipulator, che qua si vede, che poi vabbè lo vedremo meglio dopo. E la solita scatola della Funko Pop. Qua c'è Pop Television, Doctor Who e il numero 302. Qui si può vedere il mitico capitano Jack. Qua c'è appunto il bollino Underground Toys Exclusive. Qua c'è scritto Jack Harkness Vortex Manipulator, perché c'è anche una versione normale, senza il Vortex Manipulator, che è quello che usa per viaggiare nel tempo e lo usa parecchie volte nella serie. La prima volta credo che l'abbia usato nella puntata che c'era il nono dottore, e erano in Inghilterra nella seconda guerra mondiale, mi sembra. C'era quella del bambino vuoto, mi sembra, si intitoli in italiano, in inglese è The Empty Child, dove c'è il bambino che ha la maschera antigas e chiede a tutti se sono la sua mamma. Molto bella quella puntata, mi piace molto. Forse c'era già il decimo dottore, non mi ricordo. Ah no, no, ok, nono dottore. Nono dottore, che era appunto nella prima serie, nella prima stagione della nuova serie. E c'è anche Rose, che è il primo companion della nuova serie del dottore. Vabbè, poi qua c'è Vinyl Figure. Qua c'è, non so perché c'è questo bollino qua sopra l'età, che è 14, è di 14 anni in su, ma vabbè. Poi qua c'è il solito artwork a tre quarti. Qui c'è quello intero. Jack Harkness Vortex Manipulator numero 302. Qua di lato c'è il nome Jack Harkness Vortex Manipulator 302, il faccino, si vede anche il lato di Jack. E dietro, praticamente, siccome questa qui è una versione speciale, ci sono anche tutte le versioni speciali, che praticamente credo che siano la 301 e la 302. Lì alla fumetteria c'era anche K9, ma non l'ho preso. Di figure di questa serie c'è il nono dottore, Rose Tyler, River Song, Jack Harkness normale, Sarah Jane, che è una delle vecchie companion del dottore, che la si vede in una puntata. Dove c'è il decimo dottore, che ovviamente lei non lo riconosce, ovviamente, perché lei aveva conosciuto un altro dottore, non mi ricordo chi, non so chi, perché io le serie vecchie non le ho viste solo dal nono dottore. E è una puntata ambientata in una scuola, adesso non mi ricordo il titolo, magari ve lo scrivo in descrizione o qui da qualche parte.
Poi c'è The Silence, K9, e poi c'è... Ah, metti di a fuoco! Ok, il nono dottore con la banana e Jack Harkness con il Vortex Manipulator. Poi qua c'è scritto colleziona tutte le pop del Dottor Who, super stylized vinyl figure, solite cose. Funko, poi qua sotto c'è la solita etichetta con il marchio c'è, eccetera. E sopra così. Ok, adesso passiamo alla scatola del nono dottore, praticamente è identica, tranne che appunto c'è il nono dottore qui che tiene in mano la banana invece che il cacciavite sonico, perché nella figure normale è identico, praticamente tranne che invece che la banana ha il cacciavite sonico. La banana, se non sbaglio, credo che sia sempre la puntata, quella dopo The Empty Child, che si intitola... Aspettate, l'avevo anche cercato prima. The Doctor Dances, che appunto è la puntata dopo. E... Aspettate, mi sembra sia la puntata dopo The Empty Child, che praticamente il nono dottore scambia la pistola di Jack con la banana che aveva nella giacca, cioè tipo boh, ok. Ecco, infatti è la puntata dopo The Empty Child. Vabbè. Comunque è bellissimo. Quindi vabbè, c'è il titolo, nono dottore con la banana, va nel figure, dietro uguale, qua sopra c'è mezza faccia del dottore, qua c'è tutto intero. Ok, ora tiriamo fuori la figure. Mettiamo qua, è nella solita confezione così. Si può muovere la testa. Qui c'è appunto il Vortex Manipulator. Poi ha il suo solito vestito. È veramente scolpito bene. Ha i soliti occhi neri così. Naso a triangolo, le sopracciglia. Scarpe marroni con anche i lacci, vedete? Si riescono a vedere, ecco qua i lacci. Molto carino, mi piace tantissimo. Poi come personaggio è veramente mitico. La cintura della giacca che è legata qua dietro, veramente molto bello. E qui abbiamo il nono dottore, che insieme al decimo è l'altro mio preferito. Capelli corti. Wow, guardate com'è stampato, scolpito bene, testa si gira, occhi neri, sopracciglia folte. La giacca di pelle, tutto vestito di nero, qua c'è la banana, bellissima. Sì, la tira fuori dalla giacca così, cioè tipo, boh, ok, va bene. Dovrei rivedermi la serie, è troppo bella sta serie. Scarpe nere, bello, bello, bello. Ecco, bene. Ok, allora la prossima recensione, queste qui le metterò miste insieme alle altre perché ne ho un casino da caricare. Ok, allora alla prossima, ciao!